Io utilizzerò un formato di pasta alle busiate. Questa è una pasta realizzata con i grani blei, con una miscela di farina di russello e perciasacchi. Ha bisogno di molta cottura, io infatti già l'ho messa in cottura, altrimenti le tempistiche non c'eravamo con le tempistiche. Poi ho fritto delle zucchine verdi della estive, una cipolla di Giarratana, anche questa Presidio Slow Food, e poi ho cotto in padella semplicemente della salsiccia, per poi toglierla dal budello e sbriciolarla. E per finire sopra aggiungeremo una granella di mandorle o di noci. Io ho preparato qui una crema con le zucchine fritte e della cipolla arrostita. Diciamo che sono un po' i sapori della nostra estate e che possiamo riciclare quello che abbiamo nel frigorifero, perché una cosa particolare del territorio è quella proprio di utilizzare sempre ciò che ti rimane in frigo. Dunque, zucchine fritte solamente con olio di oliva? Con olio di oliva, e ho aggiunto un po' di basilico e un po' di menta. Frullate insieme a della cipolla di Giarratana arrostita. Io qui poi ho cucinato in padella un po' di salsiccia e l'ho sbriciolata in modo tale da poter condire la nostra pasta. Quali sono gli aromi che contiene la salsiccia fresca di Palazzolo? Perché immagino che il pepe, magari il finocchietto selvatico, siano poi gli elementi che danno carattere a questo prodotto. È una salsiccia che rispetta la ricetta Slow Food, e quindi diciamo una lista di prodotti che può utilizzare e non. La particolarità della salsiccia proprio del Presidio è quella di utilizzare del vino rosso, e poi abbiamo l'utilizzo del peperoncino e del finocchietto selvatico. L'utilizzo del peperoncino è abbastanza forte ed è particolare, però diciamo, sicuramente la rende unica, e infatti non si può cercare una salsiccia di Palazzolo senza pepe, proprio soprattutto quella del Presidio, perché come ogni prodotto particolare deve avere la sua caratteristica. Questo dettaglio renderà ancora più gustosa la pasta. Noi adesso vedi con la crema di zucchine stiamo un po' amalgamando le nostre busiate. Se vedete che vanno ad assorbire troppa crema, possiamo aggiungere sempre un po' di acqua di cottura per renderle più cremose. Il piatto è abbastanza semplice e riscuoterà molto successo tra i nostri commensali, perché è fresco ma gustoso al tempo stesso. Andiamo a decorare con qualche fettina di zucchina proprio per i golosoni. L'utilizzo di un grano simile rende la pasta sicuramente speciale. Diciamo che la consistenza, la porosità è diversa da una pasta forse a cui siamo un po' abituati a consumare. Come vedi, la pasta, nonostante abbia cucinato quasi 15 minuti, ancora mantiene il suo nervo e sarà sempre buona anche dopo qualche ora. Infatti è ottima anche per le insalate estive, semplicemente con un po' di pesto di basilico, un po' di pesto e menta, insomma possiamo utilizzarla un po' in tutti i modi e sarà gustosissima sempre. Quindi questo è il mio piatto di busiate con pesto di zucchine e salsiccia di Palazzolo. Abbiamo aggiunto la nota croccante. Abbiamo aggiunto la nota croccante perché, come tutti ormai sappiamo, ormai siamo tutti dei Masterchef, sappiamo che la nota croccante fa impazzire le nostre papille gustative, e quindi la dobbiamo sempre aggiungere.